Buongiorno cari amici, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi i nostri amati angeli vi portano un'ulteriore spiegazione del capitolo 21 dell'Apocalisse. Verificate anche voi, leggetelo questo capitolo. Parla di una donna che scende dal cielo, porta la voce di Dio e scrive, perché Dio vuol far nuove tutte le cose. Vedete come il capitolo 21 a chiare note dice scrivi, perché queste sono cose veraci. E poi in ultimo, come ben spiega, chi sarà escluso da questo disegno? I mentitori, gli idolatri, gli immorali, gli immondi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come ripeto, verificate voi stessi. Leggete e mettete in connessione o guardate come va di pari passo con questi scritti, specialmente quello odierno. Apro un'altra piccola parentesi, perché parla anche di questo il messaggio. Scusate, a voi, tutti voi, che vi credete essere Dio sulla terra, a voi dico soltanto una cosa. Se conosceste lontanamente, ma dico lontanamente, molto lontanamente, cosa significa essere Dio sulla terra, ovvero fare questo duro e interminabile percorso di dolore, di oblio che è intorno a voi? E sembra non finire mai, a voi dico, scappereste a gambe levate. Sicuramente non vorreste essere Dio sulla terra, quel Dio vero, quel Dio che io conosco e che spero anche voi conoscerete. Ora ascoltiamo insieme il messaggio odierno. Sono Alan, Kempis e O François, adorate creature. Voi che ci seguite con amore sincero. A voi dico, Amen. Sarete con noi nel paradiso terrestre. Perché c'è stato così tanto silenzio intorno a lei? Non si dice beati coloro che credono anche se non vedono? Se non vi avessimo messo alla prova, come avremmo potuto dire che foste tra i beati? Non sapete che il terzo segreto di Fatima è un segreto? Tutto è segreto intorno a lei. E così facendo abbiamo potuto evitare il peggio. In che senso direte voi? Nel senso che i veri amici di Dio li abbiamo confermati. Se prima era un ni, ora è un sì. Vi abbiamo scandagliato in lungo e in largo. E adesso possiamo dire sì, siete dei nostri. E anche se voi non lo dite, ma noi lo sappiamo. Ameno, alleluia sì. Siamo in attesa del suo tutto, tutto, tutto. Ella deve ancora fortificarsi e deve soprattutto credere in se stessa. Eh sì, cari, cari, cari amici e nonna, non sapete niente di lei, ma Dio a lei le aveva tolto ogni potere mentale. In che senso direte voi? In tutti, ma proprio tutti i sensi. Lei è arrivata in terra tabula rasa. Nessuno, né tantomeno lei, doveva lontanamente sapere chi lei fosse. E questo lo ripeto, lontanamente sapere. Dicendo così, si è visto in largo e in lungo
la sua purezza di spirito, la sua semplicità e non in ultima la sua ingenuità nonché umiltà. Sento molti di voi dirle che è stupida, esaltata e anche frivola. Senti, caro Daniele, perché so che ci ascolti, un cretino come te ne vedo pochi sulla terra e quelli sono i peggiori. Chi pensi che sei? Uno stronzo esaltato, nonché euforico per Dio. Sai cosa ho voluto dirti? Che sei nessuno. E che appena, appena lei uscirà allo scoperto, te ne daremo una bella prova. Ma su questo non voglio dilungarmi. Sappi che lei è un Dio, un vero Dio, e non tu. Tu semmai sei un principe, sì, ma delle tenebre. Stupido ed esaltato, come sei sempre stato, e non ti azzardare a scriverle niente. Capito, cafone? Non hai letto l'Apocalisse 21? Leggila, analfabeta. Hai visto che c'è una creatura che porta la voce dal trono di Dio? Hai visto cosa sta scritto? Io farò nuove tutte le cose. Scrivi, perché queste cose sono certe e veraci. Caro Daniele, l'unico cretino che io conosco in questo mio momento, che frequenta la nostra storia, sei tu. E fattene una ragione. Dio non sei tu, anche se ne sei convinto. Detto ciò, lo ripeto e lo dico a tutti, ma proprio a tutti voi. Ogni pensiero malefico su di lei, e o no, lo pagherete all'istante. Capito, Gino? Il nostro conto alla rovescia è partito. Se non lo sapete, è così. Oggi come oggi, ella riacquisterà ogni dono perduto. Lei è stata tenuta all'oscuro di tutto, 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 o almeno in parte. Lei non doveva sapere che il mondo l'aspetta e che sì, ci sono molte più persone che l'amano e che l'aspettano di quanto voi cretini potete neanche immaginare. Se non ci siamo mai e poi mai esposti più di tanto, era per dire a lei: guarda che forse non sei tu colei che deve venire. In che senso, direte voi? È vero, l'ho scritto, l'ho annunciato. Ma questo a lei non toccava. E sapete il perché? Dio le aveva staccato ogni connessione interiore, cosicché lei si sentiva presa in giro. Ma ora come ora il suo percorso è terminato. Ora si farà strada da sola. Lei sa tutto, tutto, tutto di tutti. E vi folgorerà come coloro, gli assassini, sulla via di Damasco. Osservate bene questa parola. Dama, c'è una donna. Asco, non azzardarti, perché lei vi fulminerà. Ci era già arrivata la nostra amata amica. Ma in lei è tutto così volatile, nel senso, non avendo la connessione vera con Dio,
Ogni cosa che sa passa in un istante, così che subito dimentica ciò che vede e sa. Ma ora è finita, finita, finita. Cara, cara, cara Fiorella, nonché Nostra Signora di Fatima, ora tocca a te. E io so che ben presto sarai tu a scrivere, per poter così trasmettere ogni cosa. Nel frattempo, ora sarai in pace con Dio e i suoi angeli. Dio ti ha riservato una grossa, no, ma grossissima sorpresa. A proposito, amici, leggetevi o studiatevi ben bene il capitolo 21 dell'Apocalisse. Lì dice a chiare note: scrivi, perché queste cose sono certe e veraci. Nessuno passerà da questa strada se non perché Dio lo vuole. E tutti, ma proprio tutti coloro che si ravvedranno in sincerità, potranno vedere il paradiso terrestre. Già, nessuno ha mai pensato, figli cari, che il paradiso è in terra e non in cielo. Non si è mai sentito dire il paradiso del cielo. No, 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 ma si dice il paradiso terrestre. Amen, no, alleluia sì. Nota bene, a te Fiorella dico, stai serena, è finita. Ora sarai felice, 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 così come Dio lo aveva promesso. Ti porterò nella nuova Gerusalemme, a città santa. Ecco amici, grazie e buona riflessione. Alla prossima.